Io scrivo libri da circa 10 anni e sono uno scrittore di libri per ragazzi in particolare. Quindi il mio lettore è un bambino. A volte i bambini mi chiedono come fa un adulto a scrivere per un bambino. Io dico che c'è bisogno di un aiutante magico che chiamo la penna bambina, che consente di tradurre il linguaggio dell'adulto nel linguaggio per bambini. C'è un altro strumento anche che può servire per scrivere per bambini, che io chiamo il dizionario adulto-bambino, che purtroppo sta dalla parte dell'adulto e quindi, anche se spinto da buone intenzioni, traduce il linguaggio dell'adulto in un linguaggio che quell'adulto non sente più proprio, che è il linguaggio dei bambini, per vari motivi. Invece scrivere per bambini richiede di considerare il linguaggio dell'adulto come la propria lingua madre, una lingua che io non esercito più con gli altri adulti, è la mia lingua madre che non ho mai rinnegato e che esercito con i bambini. E ogni 2 o 3 classi, prima elementari, c'è sempre un bambino che me lo chiede. La domanda assume diverse espressioni, ma la sostanza è questa. E lo riconosco quando sta per fare questa cosa, perché poi così dice Luigi D'Alcino, ma se tu sei un vero scrittore, ma le domande, a volte i bambini fanno delle domande impaurite e queste domande possono essere ad esempio: perché scrivi? Che senso ha scrivere? Che senso ha che tu racconti di storie che parlano di amicizia, di amore, di speranza, quando nel mondo accadono cose brutte come la guerra, la fame, la violenza anche contro i bambini? E io rispondo ai bambini la verità, dico che lo scrittore a volte si sente triste e si chiede proprio questo: che senso ha scrivere di cose belle quando nel mondo accadono cose brutte? Però poi lo scrittore si riprende e dice: no, adesso scrivo di cose belle in modo che dei bambini le leggano. E poi il bambino mi dice: beh, ma allora il mondo può fare un'altra cosa brutta. Va bene, io scrivo ancora di cose belle. E c'è una battaglia tra lo scrittore e quella parte del mondo che produce cose brutte. E quando chiedo però ai bambini chi vincerà alla fine, loro sono sicuri e mi rispondono: lo scrittore. Io non lo so chi vincerà alla fine, credo vinceranno però quei bambini che sono abituati e che cercano di esprimere le proprie sofferenze, le proprie paure attraverso la parola, attraverso la narrazione, attraverso anche il racconto fantastico, attraverso la lettura, la scrittura. Sì, ma sai che le illustrazioni, i miei libri, non sono io a farle. Sì, lo so, ho visto che tu scrivi testi, no? Sì. Quindi non sono io che disegno le illustrazioni, ho capito! E ti dico, perché allora me l'hai immaginato mentre dipingo? E lui mi ha dato una risposta molto bella, mi ha detto, perché mentre io leggevo la tua storia, vedevo le cose come se fossero dipinte. Io scrivo libri per bambini e spesso collaboro con editori stranieri, quindi pubblico libri in Giappone o negli Stati Uniti. Certo, c'è un immaginario diverso. Ad esempio, preferisco scrivere libri per il Giappone piuttosto che per gli Stati Uniti, perché la cultura giapponese lascia molto spazio al simbolo, all'immaginazione, al sogno. Quando scrivo per il mercato americano invece devo essere, e mi viene richiesto, di essere sempre molto concreto, di far avvenire delle cose reali. Se metto qualche personaggio che sogno, no, deve accadere qualcosa che sia riconoscibile, che sia reale. Quindi non credo che l'immaginario sia così diverso tra un bambino americano e un bambino statunitense, un bambino giapponese. Cambia però la proposta editoriale e cambia la cultura ovviamente in cui si inserisce. E chiaramente io ho delle predilezioni poi. Rispetto ai libri che ho scritto, io mi sento sempre proiettato verso il libro che dovrò ancora scrivere. I libri che ho scritto sono come una tappa, dei figli che uno ha avuto, no? E il libro che devo scrivere è ancora il figlio che desidero ancora, è quello che voglio ancora che avvenga. Quindi per me, ecco, scrivere
essere continuamente proiettati verso il libro che non ho ancora scritto e chiaramente cosciente del percorso che uno ha fatto attraverso i libri che ha già scritto.